risulta interessante capire l'impatto internazionale che l'opera di Sciascia ha avuto al momento di entrare in contatto con altre culture e contesti geografici diversi. Nel caso, per esempio, degli Stati Uniti e del mondo anglosassone in generale, la sua opera non ha avuto il successo che ha riscontrato invece in America Latina e in particolare in Messico. Questo si deve a due fattori principali. Il primo probabilmente culturale, dove i lettori si riconoscono pienamente nelle storie narrate, le vivono quotidianamente. E inoltre per la presenza di un fine scrittore e giornalista come è stato Federico Campbell, che è rimasto, ha conosciuto la storia che ha conosciuto a Sciascia attraverso il film Cadaveri Eccellenti del 76 di Francesco Rosi, che è stata una specie di rivelazione per lui. È stato da allora che ha iniziato a divorare i suoi libri in versione originale, visto che ancora non arrivavano le prime traduzioni in spagnolo. È da allora che poi ha iniziato a scrivere le sue note critiche pubblicate in giornali e in riviste accademiche, diffondendo paulatinamente l'opera di Sciascia. Comunque è stato un viaggio. Nell'85, quando Campbell ha deciso di andare in Sicilia a trovare personalmente a chi ha considerato come il suo padre intellettuale. E l'incontro è stato incredibilmente affabile e ha trovato enormemente generoso il modo in cui l'ha accolto Sciascia. E da lì, a parte che è nata una grande amicizia, Campbell ha scritto nell'89 il libro La memoria di Sciascia. È considerato questo libro l'iniziatore della conoscenza dell'artista in America Latina. Claude Ambroise, nelle opere complete di Bompiani, cita il libro come la migliore presentazione in spagnolo di Sciascia e apprezza sia la sua qualità di vicinanza, di divulgazione per il grande pubblico, come anche la sua originalità. Nel suo percorso antologico, Campbell sottolinea la parte ispana dell'opera di Sciascia, come per esempio gli scrittori che via via cita nei suoi libri, o come specificamente nomina delle opere che considera strettamente legate, che potrebbero essere successe davvero in Messico, come Il Contesto, L'Onorevole, la scomparsa di Majorana, A Todo Modo, Il Caso Moro, dove in più si sofferma in modo particolare. Campbell si trova con una grande affinità comune, trova una grande affinità tra la Sicilia e il Messico, dovuta alla dominazione spagnola, tutte e due depredate dagli invasori stranieri e ridotte a una condizione di dipendenza e di sottomissione, dove da allora diciamo che nascono molti dei nostri mali, come il sistema giudiziario che proviene dall'Inquisizione, la paura estrema dell'infedeltà, la mafia, che in Messico si traduce in casi caso, come si dice. Campbell inoltre ha introdotto termini che oggi sono correnti nel giornalismo messicano, come il crimine di Stato, per esempio. In un'intervista che ho fatto a Carmen Gaitán, la sua vedova, lei trova
delle affinità specifiche tra di loro, come per esempio in particolare quell'interesse, cioè quel mistero della verità, come anche l'idea di giustizia e la ricerca dell'uguaglianza sociale. E lei racconta come Federico era un uomo coltissimo e anche di un raffinamento spirituale e di una cultura intellettuale vastissima, come anche di idee progressiste. E nel 2014, dopo 30 anni della sua pubblicazione in spagnolo, è stata editata, è stata uscita la versione anche in italiano, tradotta e curata da Elena Trapanese, come anche la seconda edizione che uscirà adesso il prossimo ottobre 2021. Poco dopo la morte per l'influenza H1N1, ai 72 anni morirà, dopo la prima pubblicazione in italiano morirà. Non ha visto pubblicato, però l'ha saputo Federico Campbell. Il primo luglio la sua città natale a Tijuana lo festeggerà nel giorno del suo, che doveva essere il suo 80° anniversario della nascita. Grazie.